Judy ci ha dato le chiavi di casa sua. Ha detto che se volevamo potevamo entrare. Sarà strano ormai questo posto senza di lei. Ci ha lasciato qualcosa. Un MOX. È un fucile a pompa. Judy, tu sì che sai come farmi felice. Per chi ha buoni riflessi, tempo di ricarica ridotto, la canna modificata riduce la rosa dei colpi usando il mirino. Interessante, quindi è un fucile a pompa più concentrato. Beh, ti ringrazio, Judy. È comunque un ottimo regalo. Oh, ma dai! Adesso questo è anche il mio nascondiglio. Fantastico. Anoko-sama, dove siete? Salve! Pare che sia armato. Punto di non ritorno. Hai raggiunto il punto di non ritorno. Entrando nel ristorante, interromperai tutti gli incarichi secondari non completati, le altre attività, come i contatti, finché l'obiettivo principale non sarà completato. Se hai delle questioni in sospeso, portale a termine prima dell'incarico di Anoko-sama. Ci siamo. Ho i brividi. Ho i brividi perché siamo arrivati alla fine. 武装しているようです。 Sì, siamo もちろんです。 amici. Devo わかりました。 entrare. Grazie. Ci siamo. Guasto? E ti pareva? Quando mai? Cristo, mi sento male. Non mi piace per niente. A chi La lo dici? troia di porcellana è il peggio del peggio. Puoi calmarti 2 secondi, lo so, farò Lo attenzione. so, farò attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo E caso. Senti, c'hai dal primo ragione. segnale di guai ce ne andiamo. Ok, ci penserò. Al primo segnale faccio attenzione a qualunque cosa. Salve. Anako-sama ga omachi da. Grazie. Johnny. Ha sgomberato tutto. Merda. Ma è notte? Ma era giorno fino a 2 minuti fa. Bella presentazione. Eccellente, sei venuto. Eccellente. Anoko-sama, grazie per avermi voluto incontrare. Grazie per l'incontro. Johnny, secondo. Ecco, si è messo le mani in Figurati, faccia. sono io Che a deve essere. Ma che ringraziarti. Prima di cazzo. parlare dei dettagli, credo di doverti una Ma sta spiegazione. piovendo. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Sentiamo. Non potevi sapere se fidarti di me. Se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso. Lo sapevo, fin dall'inizio. Ah! Tu lo sapevi? Ah! Proprio. Tutti i membri Ah! del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. Ah, ok, non perché I si dettagli sapeva. erano Lo disparati sapevano, tra in quell'evento. virgolette. Non ho mai fatto niente perché non sei migliore di tuo fratello, dobbiamo parlare d'affari. Dovevamo parlare di affari, di dettagli. Allora facciamolo. Hai portato il Soul Killer, come eravamo Dito d'accordo. sul grilletto, non dire niente. No, non ho il Soul Killer. Per chi mi hai preso? C'è qualche problema? Sembri nervosa. C'è qualche problema? Ma non lo so. È la terza volta che quella V passa qui intorno. Qualcuno ti ha seguito? Non distraiamoci. No, non ho il Hai Soul portato il Killer. Soul Killer. Ovvio che non ho il Soul Killer. Direi che non ci conosciamo ancora così bene. Tieni Ovviamente. alta la guardia. Comprensibile. Ma non è necessario. È sempre necessario a Night City avere Sono qui la perché guardia so alta. come salvarti la vita. Posso Ovviamente. portarti al Mikoshi. Ah, il modo Cioè, il semplice, Mikoshi non esiste nel mondo reale. eh? Ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. È proprio Dove? qui? Qui a Night City. Sotto l'Arasaka Tower. Ovviamente. Dobbiamo andarcene. Adesso. Voglio sentire cosa da Vuoi dire. andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti così posso ascoltarla. Ah, sarà un vero disastro. Vai Seguimi. tranquillo. Abbiamo poco tempo. Vai tranquillo, sono qui solo per ascoltarla. E tu mi aiuterai in cambio di cosa? E tu mi aiuterai in cambio di...
mio fratello. Lo vuoi morto? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Ovviamente. Prendiamo da bere. Ovunque c'è da bere noi beviamo. È gratis. Che cazzo me ne frega. Vuoi vendicare tuo padre, responsabilità? Vuoi uccidere tuo fratellino? Sono affari tuoi, non miei. Dillo e basta. Sarà più facile. Voglio che sia punito. Oh, viva la sincerità. Lo vuoi morto. Voglio che la Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Johnny non è d'accordo. Johnny non è per niente d'accordo in questa storia. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. Cosa c'è il tuo vestito che... È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione. E tu... Ma ti pare che crederanno a me? Ma ti pare? Testimoniare. Senti, scusa la sincerità, ma... Non mi crederanno Aiutami mai. Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu. E io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. Non mi piace quello che sento. Sembra rischioso e se funziona il trono è tuo? Ammettiamo che funzioni. E poi? Il trono della Arasaka è tuo? Johnny? Eccolo. Come ti è venuta quest'idea? L'ho dato per scontato. E poi Takemura mi ha detto che dovevi prendere il posto di Yorinobu qui a Night City. Tutti devono sapere qual è il proprio posto, V. E tu lo sai? È una cosa che mio fratello non ha mai capito. Questo è vero, visto che io se n'è scappato. So qual è il mio e non ho intenzione di cambiare le cose. Su questo ti do ragione. Ok, sono affari tuoi. Va bene, ok. Sono affari tuoi. Allora? Non mi piace quello che sento. Non mi piace per niente. Mi sembra che tu voglia usarlo. Come tutti quanti, no. Vi. Io ti sto offrendo un'opportunità. Non sei la prima a farlo. E non sei la prima che cerca di fregarmi. Non ti conviene rifiutare. Andiamocene da qui, al buio. Chi te lo dice che non mi conviene rifiutare? Ti senti bene? Ovvio che no. Stai sanguinando. Merda. Cos'è Bioshock? A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Vedremo. Ci penserò su. Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. Johnny. Meglio se ce ne andiamo. Ormai non ci rimane molto tempo. Ti avevo avvertito. Che fai? Potrebbe succedere tra qualche ora. E ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Johnny? Capisci dove voglio arrivare? Vuoi prendere il controllo? Sì, e non mi piace. Vuoi prendere il controllo? Certo che capisco. Vuoi che ti ceda le redini? Io ti voglio salvare la vita. E questo è vero. Prendi rispetto all'inizio vuoi salvarmi. Da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. No, Johnny. Come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Scusami, Johnny, non posso. Senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Non è ancora arrugginita del tutto. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano. Ma ora mi pare improbabile. No, mi darà una mano, fidati. Ho una certa esperienza in operazioni come questa. Questo è vero. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. E Panam, anche lei voleva dare una mano. E Panam voleva dare una mano. Senti, lo so che tu e Panam ve la intendete. Lo capisco. Ci hai anche visti. Ma è proprio per questo che è un'idea di merda. Non coinvolgerla in questa storia. Do ragione. Ti Anch'io do ragione. Ho fatto lo stesso errore una ti volta. Do assolutamente ragione. La vita delle persone a cui tieni. Per poi averle sulla coscienza. Questo è vero.
La nostra unica possibilità è all'Afterlife, ora. E si chiama Rogue. E se accettiamo, invece? L'offerta di Anako è ancora valida. È un'idea di merda, V. Scusa, l'offerta di chi? No, falla finita! È potente, può essere il nostro biglietto d'ingresso! Biglietto d'ingresso, eh? Ok, capisco il tuo punto di vista. Pensi che lavorare con la corpo stronza renderà le cose più facili? E quello invece è quello che temo che non sia. La cleptocrazia corporativa non è un'opzione. Ci pensiamo io e Rogue, come ai vecchi tempi. Non lo so, devo pensarci. Mi serve un po' di tempo. Non capisci? V, non hai tempo. Il tempo è proprio quello che ci manca. Rallenta un attimo, testa di cazzo. Che cosa hai in mente? Questo è il mio corpo, decido io. Non stavolta. Ah, Cristo, guardati. Non riesci. Aiuto! Perfetto, ti fai un altro sonnellino. Mi è esploso il coso elettrico, vuol dire che ho preso una fracca di danno qua, eh. Non credevo che ci avrei messo relativamente poco a livello di episodi, ma a livello di tempo siamo sulle 100 ore di gioco. Relativamente ci abbiamo messo poco. S? Sono... No, non è come pensi. Non ancora almeno. Ah, ottimo. Un viso familiare. Vic. Stai male, lo so. Deliravi quando sei arrivato. Così ho dovuto darti del beta all'operidolo. Ah, beh, grazie, dai. L'ipersensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Come sono arrivato qui? Ah, sono arrivato qui. C'è Misty. Sei trascinato con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. No, mi spiace, scusami. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo. Eccolo là, Johnny. Hai preteso di essere curato subito. Digli che è stato il tuo angelo custode. Non sono stato io, scusami. Non ero in me. Lo posso immaginare. Lo so. E la cosa è un po' preoccupante. Vic, dimmi le cose come stanno, per favore. Dimmi le cose come stanno, Vic. Ti rimane un'ora, due al massimo. Sei a un punto di svolta. Lo so, credimi. Prova che lo so. A tirarti su, piano. Forse mi sta tornando la sensibilità, non faccio promesse. Ok, ma non aspettarti miracoli. È incredibile che abbiamo retto fino ad ora, comunque. Fino ad ora abbiamo retto tantissimo in questo gioco. Un altro trionfo dei libri di storia. Un altro trionfo. Victor è seriamente preoccupato, però. Beh, sono seduto. Se devi dirmi qualcosa, dilla, per favore. Se devi dirmi qualcosa, Vic, dimmela. Stai morendo. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Esatto, non lo Secondo so. Secondo me, non per molto. Grazie. Grazie della risposta. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. Ottimo, rassicurante. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Che opzioni ho? Che cazzo credi che abbia fatto? Che opzioni ho? Sì, lo so. Consigli su come cominciare? Cristo, ma ancora? Devo farti un disegno? Sì, per favore. Devi deciderlo tu, non io, e non quella cosa che hai in testa. Quindi? Vedi quella roba là sopra? Quale? Sì, che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Dove? Un regalo di Misty. Non la vedo. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Ah, eccola. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te. Dove sono? Soltanto. Tutto lì sul tavolo, giusto? Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. No, Johnny. Rogue Arasaka Tower. Johnny, è una decisione importante. Questo è l'unico modo. Devo pensarci. Basta, Johnny, devo pensarci. Vuoi pensarci? Va bene.
ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, Gree, stai parlando da solo. Ah, ad alta voce, cosa? Devi decidere, e in fretta. Cazzo. Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Quello è l'inibitore, Victor? Questo è il tuo ultimo regalo? Va bene. Ehi. Ehi, V, ho sentito... quello che penso. Scusami. Mi spiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. Beh, meno male, qualcuno. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Vero. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Dai, va bene. Certo, fai strada. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Oh, Jackie. Vedrai. Vieni. Jackie c'entra tutto, V. Se non fosse per lui non saremmo qui e lo sai. Lo sai benissimo che è così. L'ascensore. Là sopra c'è uno degli ultimi arcani. Una delle ultime carte che c'era da trovare. Schiaccio io? Ultimo. Aveva la tua stessa espressione. Non sapeva cosa fare della vita. È finita, chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora West da una parte, i ciumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. Vero? La vita non è stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Era un grande Jackie. Dopo che l'ho portato qui. Jackie era veramente un grande ragazzo. Quando è morto, credimi che mi è dispiaciuto. Ah, ora va meglio. Aria. Vedi quella? Il mondo. Se avete giocato a Persona 5, sapete che il mondo è l'ultima carta che si ottiene. Un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Tempo per me stesso è difficile da trovare. Grazie, Misty. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Che cosa ha deciso Jackie qui? Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Di già? Fa con comodo. L'arcano del mondo è l'ultima carta dei tarocchi ed è l'ultima carta che il Jolly ottiene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, crepiamo. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Non lo so. Non lo so. Gli addii non sono il mio stile. No, non sono nel mio stile. Gli addii. Fa come credi. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Vero. Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già. Poi hai cercato di uccidere. Esatto, lo stavo per dire io. È questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Come un bravo amico. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Vero, quello mi preoccupa. C'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Non lo so. È talmente tutto sbagliato, Johnny. È tutto sbagliato a questo punto di vista. Darti il corpo vuol dire la possibilità di non tornare. Che sia io che sia tu. Chiedere a Panam potrebbe essere pericoloso. Andare tu e Rug... Cazzo,
È brutto perché non sarei io. E fidarsi di... di Anako... Non mi fido. Non mi fido. Tutti i corporativi sono stati degli stronzi con me. Nessuno escluso. Fin dal primo. Fin dal nostro capo, cazzo. Ci hanno tutti preso per il culo. Non c'è una vera scelta giusta in questo momento. Perché a scegliere qualsiasi di queste, finiamo con il rischio alto. Finiamo con il rischio di perdere qualcosa. Che sia noi stessi, che sia lui o che sia qualcun altro. Anche volendo prendere la pistola, è opzione che non me la fa prendere. Cosa facciamo? Ci spariamo in faccia? La chiudiamo qui? Johnny, non hai nulla da dirmi? Un consiglio, qualcosa? Non so cosa fare. Non è facile decidere quale dei tuoi amici deve morire, vero? No, per niente. Uno dei tuoi chum è già morto da molto tempo. 50 anni fa. Di affrontare una folle missione suicida con te. Tu, io e l'Arasaka Tower. Sembra quasi una canzone di Eurodyne, lo so. Ma fidati, spaccheremo tutto. Sentiamo il piano. Cosa hai da dirmi, Johnny? Cosa prevede esattamente? Piano? Beh, quella è roba che fa. Io dico che prendi il cannone più grande che hai, entri dall'ingresso principale della torre e ti fai strada sparando fino ai piani inferiori. Se il Mikoshi è così in basso, beh, come sostiene sì, Anako, è un'idea. Tutto è un'idea, Johnny. Ce ne andiamo col botto, eh? Va bene. Se devo morire, preferisco andarmene con le armi in mano, senza trascinare nessuno con me. Io e il mio amico immaginario. Tutto cosa serve per diventare una leggenda. Prendi il ferro, è ora di muoversi. Lo ammetto, questo finale mi ha divertito. Quest'ultimo finale mi ha divertito. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che... nel continuare a pensare ho detto: cazzo, forse l'idea migliore è questa. No, è questa. Ha preso lui le redini in mano. Di nuovo. Di darci dentro, come fosse il 2023. Non sono ammessi all'interno dell'edificio. Vai a vedere che sfida. Auguriamo una buona carriera. Terrorista! Occhio. Vieni. Siamo in casa loro. Avranno procedure più che collaudate. Forza! Roba leggendaria. Cosa abbiamo? Ah, grazie. Forza allora. Beccati questa. Devo curarmi. La prima torre andasse in fumo, i laboratori erano sottoterra. Ci serve l'ascensore. Ok, ci penso io. Dammi un attimo, fammi prendere le armi giuste stavolta. Mettiamo questo e ci mettiamo il fucile a pompa. E visto che la maggior parte dei nemici sono robot, un'arma elettrica fa il caso nostro. C'è roba leggendaria qui, eh? Ah, componenti. Ottieni l'accesso agli ascensori. Ecco qua. Serve una chiave d'accesso. Troviamola allora. Dobbiamo trovare una guardia di alto rango. Fidati, avrà la chiave che ci serve. Neanche tu, credimi. Vieni qua. Ecco fatto. Qualcuno ce l'avrà questa dannata chiave. Ecco fatto. Dove sono i nemici? Via, via, via! Tu ce l'hai la chiave, sicuro? Eccola qua. Farà funzionare l'ascensore. Ok. Ho bisogno un attimo di prendere degli oggetti, però, prima di andare avanti. Mangiamo, beviamo.
Ma cosa più importante, aumentiamo la nostra vita del 20%. Ecco fatto, abbiamo 809 di vita ora. E ti pareva? Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Tutto sistemato. Aspetta, questi sono i mega fucili? Ulla, pensavo si stesse ancora muovendo. Munizioni gratis, Johnny. Vai, 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 scendi. Controllo operazioni di rete. Sembra un buon posto da cui gestire un mega edificio. Può essere. Leghiamo lì la tua ragazza e vediamo come si ambienta. Fossi in te mi aspetterei un caldo benvenuto una volta arrivati là sotto. Molto probabile. Se dobbiamo andarcene, facciamolo col botto. Ovvero pieno di bombe. Di sicuro ti tendono un'imboscata. Mantieni la concentrazione. Sei più forte di loro. Questo è vero. Questo è assolutamente vero. Facciamo attenzione. Eccoli. Guarda lì che arrivano. Ai figli di puttana non piacciono i preliminari. Preparati. Merda, non ho abbastanza forza. Merda! Brutta storia. Mi serve come... Ma stai buono. Grazie di avermi aperto. Via, via, via! Ma che cazzo? Un mercenario! Altro che mercenario. Io sono un super mercenario. Oh, che soddisfazione essere arrivati fino a qua. Mamma mia. Anche voi lo siete, credetemi. Siete più stronzi di me. Ma io c'ho le palle di venirvi a uccidere. Rinforzi contro uno solo? Addirittura? Mi aspettavo di meglio dalla Razaka io. Ma butta sta granata. Mi aspettavo di meglio dalla Razaka. Cazzo, è la fine. Sì, è proprio la fine per voi. Ma è anche la fine della mia avventura. Ehi, vieni qui. Dove? Scusami, ho fatto andare avanti. Sono un esperto, ma secondo me è il mainframe della torre. Beh, vediamo che succede quando colleghiamo Alt. Facciamola entrare allora. Occhio. Ingaggio il nemico. Wingardium Leviosa. Voglio andarmene, non così. E allora non dovevi lavorare qua dentro, stronzo. Olla, olla. Facciamo attenzione. Ok, di qua non si passa. Ottimo. Mi arrendo! Fai quello che vuoi! Lasciami vivere! Ma col cazzo! Mi chiedi di lasciarti vivere e ancora mi spari? Non sei molto coerente. La soddisfazione di arrivare fino a questo punto ad armi spianate è innegabile, devo dirlo. La nostra vita però non aumenta. Questo mi preoccupa alquanto. Soldati scelti questi, eh. Dove? Altri nemici? Eccoli là. Attenzione, attenzione. Ok. Puttana Eva. Nessuno slot. Il mainframe sarà sotto il pavimento. Devo capire come farlo uscire. Beh, è come un cazzo di gioco d'avventura. Dobbiamo trovare... Alla! Guarda qua, forse lui? No. Come facciamo ad attivarlo il mainframe? Un terminale.
Lo puoi usare? Sì, era proprio Vediamo. Quello che cercavo. Cazzo. Adesso sì che saresti utile, Spider. È questo che stiamo cercando? Sì, esattamente. Perché non me lo fai usare? Ma, scusami. Vabbè, attiviamolo. Okay. Non me lo faceva usare. Quindi? Contatto col nemico. Attacco. Olla. Via, via, via. Comunque è incredibile sto fucile a pompa, veramente. È veramente incredibile. Un fucile a pompa che arriva automaticamente dove deve. Magnifico. Spero che la tua ex sia brava come dico tu. Ammirate o potenti la mia opera e disperate. Sistema di sicurezza bypassato. Ho il controllo. Personale ostile neutralizzato. Ottimo, niente più robot. Forza, andiamo. Andiamo prima che non mi rimanga più abbastanza vita. Hanno invaso i sistemi della torre. La mia priorità è fermare la loro avanzata. Devi ok, grazie. Ho aperto una strada, ma devi sbrigarti. Scusami. E non volevo interromperti, volevo aprire. Halt! Sei qui? Che si fa con la porta? Apriamola. Non vorrei che ti stancassi. Passami. Oh merda. Ci siamo? Merda. Tu sei un robot, Smasher. Attacchi elettrici. Distruggono i robot. Partecipare all'assalto, la troia. Mi dispiace, solo io. Mi dispiace, ti saluta Johnny. Johnny Silverhand ti manda i suoi saluti. Stronzo. Dispiace, sei stato ucciso. E finiscilo una volta per tutte. Ho sconfitto l'arcinemico di Johnny. Mi sa che sono migliorato. Niente male. Bella sensazione, eh? Smasher. Pensavo sarebbe andata molto peggio, credimi. Ecco. Ecco il molto peggio. Siamo vicini alla fine ormai. Non posso neanche più correre. Scusami un secondo, fermo. Il giudizio. È un altro arcano. Ma perché è qui? Perché è dentro la Rasaka? Strano, però interessante. Ecco. Non ci reggiamo neanche più in piedi ormai. Abbiamo visto questo posto in un sogno. Trova il punto d'accesso al centro della sala. Devi connetterti. Davvero l'abbiamo visto in un sogno? Sì, è vero, una delle prime volte che ci siamo connessi. La prima volta che io e te ci siamo connessi. Non manca molto. Abbiamo visto questo. Abbiamo intravisto questo posto. Ormai non mi reggo più, Johnny. In qualche modo ce la farò, credimi. In qualche modo riusciremo a collegarci al Mikoshi. Non so come, ma ha funzionato. Sembrava un serpente. Ma Yorinobu, qualcun altro, nessuno ci sta seguendo? Cioè nessuno dice che cazzo ci fa questo tizio qua? Ci vediamo dall'altra parte.
vediamo dall'altra parte, Johnny. Dove siamo? Siamo noi. Non capisco. Non abbia... Il gatto! Ehi! Piccolino! È il mio gatto! Ma... Io lo sapevo che questo gatto aveva qualche importanza! L'abbiamo visto 4 volte, di cui anche Johnny ci ha interagito! Tu hai un'importanza, amico! Ed è scomparso. Dov'è la collana? Ma perché questa parte? Perché siamo ritornati sul tetto e il gatto era lì? Aspetta, no, no, ho una mezza teoria, ma credo non sia... Andiamo allora, tu ed io. Non sia giusta. Quando la sera è tesa contro il cielo, come su un tavolo un paziente in preda alla narcosi. È una piramide. Andiamo, per certe semideserte strade. Ritrovi mormoranti di chi passa notti agitate in alberghi da poco. Ristoranti sparsi di segatura e gusci d'ostriche. Strade che si susseguono come un tedioso argomento. Io ho la mezza teoria su quel tetto. Ci inducono a una domanda opprimente. Quale? Oh, non chiedete cos'è. Grazie. Andiamo a far la nostra visita. Non c'è... Non chiedere la domanda. Quale? Non chiedere. Il tetto per noi è l'ultimo altare, come per Johnny l'ultima zona dove Smasher l'ha ucciso. Quel tetto è la nostra... È il nostro ultimo altare. Ehi, sei qui, ce l'ho fatta in qualche modo nonostante tutto. Sei qui. Chi è che aveva ragione, bastardo? Avevi ragione tu, avevi ragione. E chi si rimangia quello che ha detto? Me lo rimangio io. Ehi? Alt? Quando iniziamo il tempo stringe, siamo nella prigione dell'anima della Resaca? È questa, la famosa prigione di anime. È diversa da come me la ricordo, ma allora non era Alt a comandare la baracca. Anche questo dove è vero. Sono tutte le vittime del Soul Killer. Non ne ho idea. Vediamo solo quello che Alt vuole farci vedere. Ok, questo ha senso. Quando iniziamo? Allora, quando iniziamo? Non hai ancora capito. È già iniziato. Cosa? Che vuoi dire? Alt ci ha già diviso. Quando ti sei connesso al Mikoshi, ti ha bombardato con il Soul Killer. Ah! La tua ragazza non perde tempo. È come avevo detto! Ehi, Alt! Peccato, avrebbe bisogno di una come te. Mi hai bombardato col Soul Killer senza chiedere. Peccato. Johnny avrebbe proprio bisogno di una come te. Parole forti dette da un altro costrutto rinchiuso nella stessa prigione della Rasaka. Grazie. Aspetta, cosa? Vuoi dire che sono un engramo? Te l'avevo detto che avevo ragione, cazzo! Proprio come me. Non fai più battutine ora. quindi ci siamo... È finita. Allora, è davvero finita. Hai mantenuto la tua parola. C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Ovvero? Alt. Cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri neuroni. Cristo santo, arriva al sodo! Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile, è imminente. Ok.
cazzo! Marta! Vivrai per altri 6 mesi circa. Forse qualcosa di più. No, no, no. Deve pure esserci qualcosa a cui non abbiamo pensato. Il tuo corpo ti vedrà come un intruso. Ma è il mio corpo! I naniti del biochip l'hanno alterato in modo permanente. Ora il corpo... Ma dai! Alt, dacci un minuto. Io e V dobbiamo parlare. No! No, 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 aspetta. Allora, avevo ragione, partiamo da questo presupposto. Avevo ragione, ci avrebbero messo a noi su un biochip e ci avrebbero reinserito per farci riavere il nostro corpo. Ma in questo momento, sovrascrivere il chip vorrebbe dire non avere più, come dire, il sistema operativo originale, ovvero il chip di Johnny che ha fatto ripartire il tutto, quello che si stava impadronendo del nostro corpo. Sostituire il sistema operativo, ovvero mettere di nuovo noi, farebbe partire l'antivirus. Non ci posso credere. Io no. Non ci credo. Stiamo tutto fumando? Quello che abbiamo fatto. Per niente. Ne ho abbastanza. Di tutto. Ma dai! Specialmente di te. Ma no, dai. Bene, perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con Alt chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Dove hai intenzione di portarti? Oltre il Blackwall. Per divenire parte di lei. Qualunque cosa significhi. Scusami, vuoi diventare parte di una IA? È pericoloso andare lì. Com'è? Oltre il Blackwall. Se non finirò per perdere la cazzo di ragione, almeno lì nessuno potrà più rompermi le palle. E se restassi temporaneamente un costrutto? Finché non troviamo una soluzione. Trovare una soluzione vorrebbe dire fare un patto con la Rasaka. No, grazie. Mi stai dicendo che quindi la Rasaka potrebbe farci rimanere entrambi? Ormai non è più una soluzione, purtroppo. Non c'è proprio un altro modo. Come ho detto, Johnny può tenere il corpo e restare, mentre tu puoi venire con me. Intendevo, non so, un finale migliore per tutti. Qui, per gente come noi. Posto sbagliato, gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnato, con volontà e impegno. E questo è vero. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. E cosa dovrei fare? Alt, se tu fossi me, cosa faresti? Dovresti venire con me. Perché? Cosa significherebbe esattamente per me? Diventerei... Perché dovrei venire con te? Io ero una Netrunner. Sapevo come sopravvivere nel cyberspazio. Non so cosa ne sarà di te. Oltre il Blackwall, il pericolo è in agguato. Non è un paradiso. Ma è meglio essere uno spirito libero smembrato che estinguersi in un corpo morente. Non farlo, V. Sei sempre scappato da questo. Ti cambierà. Non sarai più te stesso. Non sono più me stesso, e Johnny. Tu? Ho già fatto il primo passo molto tempo fa. Sarebbe più facile per me. Tu sei già morto. Cazzo. Certo, per lui sarebbe un'altra possibilità di vita. Per me è un tempo contato invece. Voglio... Johnny, io voglio...